Oggi parliamo di forzatura e resistenza. Una mia carissima amica mi chiede perché ha questi sentimenti negativi verso se stessa e questa rabbia. La rabbia solitamente deriva da una negazione di qualche cosa. Quindi ogni volta che noi neghiamo, rifiutiamo qualcosa, stiamo di fatto rifiutando qualcosa che già c'è. Quindi non vogliamo che questa cosa ci sia. Attuiamo un rifiuto, entriamo in una forte, più o meno forte, resistenza verso questa cosa e iniziamo a produrre sentimenti negativi verso noi stessi, verso gli altri e verso la vita. La forzatura funziona in un altro modo. Quando forziamo, vogliamo cambiare le cose da come realmente sono. Quindi iniziamo a imporre in modo spesso anche sottile, velato, le nostre idee agli altri. Imponiamo alla vita di cambiare e questo produce dolore. Il forzare produce dolore, il resistere produce sentimenti negativi. Quindi quando stiamo soffrendo, questo è un indicatore chiaro che stiamo forzando qualche cosa. Quando proviamo sentimenti negativi verso qualcuno, o verso noi stessi, o verso la vita, quando abbiamo questi sentimenti negativi, questo è un indicatore che stiamo resistendo a qualche cosa. Ora, abbassare il livello di forzatura e resistenza, che in questo momento storico è diventato quasi un'abitudine, è rientrato in quella che per noi sembra la normalità. Abbassare il livello di forzatura e di resistenza alla vita, agli altri e a se stessi richiede un profondo lavoro di auto-osservazione. Nel momento che riconosciamo a cosa stiamo resistendo, possiamo accettarlo. E questo richiede un'abilità, l'abilità di accettare. L'unico processo, l'unico passaggio che possiamo fare per annullare, spegnere i sentimenti negativi che abbiamo verso noi stessi, verso gli altri o verso la vita, è proprio accettare quello che non accettiamo. Il paradosso è che ciò che non accettiamo è già qui, quindi già esiste ed è così com'è. L'unica cosa che possiamo fare è riconoscerlo e accettarlo. Questo processo di accettare ci porta non a un subire, ma a una condizione più umile, più morbida, in cui abbiamo paradossalmente una maggiore gestione della situazione. Si rivelano le nostre qualità davanti a questa cosa che non accettavamo. Scopriamo di poter interagire in un altro modo e quindi di poter trovare anche delle soluzioni. Allo stesso modo la forzatura, quando noi forziamo, vogliamo che le cose siano diverse da come sono e sentiamo dolore. Quindi se sentiamo dolore cerchiamo di capire che cosa stiamo forzando o in che modo stiamo forzando e possiamo fermare questo movimento, questa attitudine, questo atteggiamento. Allora fermando questo atteggiamento scopriamo che non diventiamo più deboli anche qui, ma diventiamo più forti proprio perché diventiamo più morbidi, più plasmabili e più in grado di trovare soluzioni. E trovare soluzioni è la capacità dell'essere, cioè l'essere nella sua essenza, nella sua forma più profonda e più autoreferente è in grado di trovare soluzioni e anche di creare le condizioni che gli servono. Ovviamente questo va attraverso una ricerca, un processo interiore, un costante e complesso lavoro di auto-osservazione. La buona notizia è che tutti riusciamo a fare questo. Basta applicarsi e avere una chiara intenzione di volerci riuscire. Perché la vita senza forzatura e senza resistenza è una vita senza dolore.